Katia Ricciarelli, ecco quanto prende di pensione. Katia Ricciarelli è stata per anni un grandissimo personaggio televisivo. Amata anche per la sua voce, Katia è stata anche nella casa del Grande Fratello negli ultimi anni, facendosi conoscere ed apprezzare da tutte le generazioni. In molti però si chiedono a quanto ammonti la pensione di Katia Ricciarelli, considerando i tanti anni di lavoro svolti in televisione. Per altri personaggi dello spettacolo, infatti, si tratta di una cifra davvero bassa nonostante i contributi versati, perciò questo aspetto è spesso oggetto di polemiche e dibattiti. Ebbene, la Ricciarelli non ha mai parlato della sua pensione e non ha mai rilasciato nessuna dichiarazione in questo senso. Quindi non ha mai fatto sapere con precisione quanto prenda di pensione. Secondo le indiscrezioni che sono trapelate nel corso del tempo, si tratterebbe di una cifra alta, di tutto rispetto, ben diversa dalle altre molto basse che hanno portato alcuni personaggi a protestare. La cifra esatta non si conosce, anche se negli ultimi anni Katia ha avuto modo di accrescere il suo patrimonio con dei guadagni significativi. Nel caso dell'esperienza al Grande Fratello VIP, infatti, sarebbe stata una dei concorrenti più pagati dell'edizione proprio per via della sua popolarità. Sembra che il suo cachet sia stato di 15.000 euro alla settimana, molto elevato se si considera che Katia è rimasta nella casa quasi fino alla fine del programma. Katia Ricciarelli è stata spesso al centro dell'attenzione dei telespettatori per via della sua storia d'amore con Pippo Baudo. Il loro matrimonio si è concluso e, secondo molte indiscrezioni, Katia avrebbe ricevuto diversi milioni di euro come liquidazione, ed in più un mantenimento di 12.000 euro al mese. Occorre precisare che queste voci sono state smentite dalla Ricciarelli, che ha dichiarato di non aver mai voluto denaro da Baudo dopo la fine della loro storia. I 12.000 euro mensili sarebbero stati assegnati dal giudice solo in una fase interlocutoria, prima che si arrivasse ad un accordo tra i due ex coniugi. Di conseguenza la misura è stata solo temporanea e poi la Ricciarelli ha potuto dichiarare di non volere alcun mantenimento. Katia ha anche spiegato che il suo lavoro le ha sempre permesso una indipendenza economica di tutto rispetto, e ha anche avuto modo di accumulare un buon patrimonio. Perciò non ha mai dovuto chiedere nulla né avere denaro da Pippo Baudo. Voi che cosa ne pensate? Vi piace Katia Ricciarelli e conoscevate questi retroscena sui suoi guadagni e sulla pensione? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.